Guattè a tutti ciurma e benvenuti da Giacherina in questo nuovissimo episodio su Omori. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno con like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 40 like ragazzi, so che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissimi e per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa finalmente, dopo aver svolto qualche piccolo compito diciamo così, sono riuscita ad uscire dal castello di Dulcinea. Il problema è che sì, siamo usciti dal castello, ma comunque siamo ancora ragazzi nel regno, lo possiamo chiamare così, di Dulcinea, in quanto siamo solamente entrati nei giardini, o così sembrerebbero insomma. Quindi mi chiedo quando usciremo dal da tutta questa storia orribilmente rosa ragazzi, perché pure qua nel giardino c'è questa rosa, mi stupisce che pure l'erba non sia rosa. E tra l'altro ragazzi mi sono tolta l'ospizio tra molte virgolette diciamo così di far livellare ancora i miei personaggi, per quanto qualcuno di voi mi avesse scritto che a questo punto delle cose ero già OP diciamo così, e che comunque non avrei avuto problemi d'ora in avanti evidentemente con i nemici. Il punto è che io ragazzi non mi sentivo sicura e quindi offline mi sono messa a livellare. Ho approfittato appunto dei nemici ragazzi che sono presenti in questa zona, perché danno veramente un sacco di punti esperienza, e come potete vedere dalla schermata ragazzi infatti sono riuscita a farli arrivare tutti quanti al livello 29. Adesso io non mi ricordo di preciso a che livello li avessi lasciati nell'ultimo episodio, però direi che ho livellato un bel po'. Quindi adesso ovviamente non ci resta che scoprire cosa dobbiamo fare ragazzi, perché l'ultima volta ho visto che in questa statua si può inserire una sorta di password tra virgolette, una sorta di frase segreta, non so se probabilmente serve appunto a far aprire la situazione. Fatto sta che per esempio qua sotto com'è la cosa? Le piante rampicanti che continuano a crescere, infatti non so se l'uscita è di qua. Tra l'altro non sto capendo questo qua perché continua ad andare avanti e dietro così disperato. Fio mio, calmate, fermate, fermate. Oddio, ma è un nemico, non pensavo. Direi un attimino di darcela a gambe ragazzi, perché pensavo che fosse un personaggio in preda al delirio. A parte tutto, allora vediamo un attimino cosa possiamo fare ragazzi nei pressi di questi giardini, quindi direi intanto di avventurarci qui, anche se appunto a quanto pare ragazzi la situazione sembra essere un po' labirintica. Molto probabilmente ci servirà Kel, perché quando ci sono queste pedane diciamo così probabilmente serve Kel, forse non proprio in questo esatto istante, ma un fungo dall'aria sospetta, vuoi dargli un morso? Io azzarderei, ma probabilmente è pericoloso, a maggior ragione se è un fungo. Ok, dove siamo? What the fuck? Che sta succedendo? Oddio. Oh mio Dio! Tu, il tipo bulboso! I tuoi occhi mi dicono che siete di conoscenza! Eccellente, 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 eccellente! Ti insegnerò! Seguimi! Ma io non so se voglio imparare, ok, te devo seguire dove, ma che vuoi? Un bulbo molto duro, senti qualcosa di citarti all'interno, vabbè, parliamo con lui, vediamo che ci dice. No, mi spiace, non è negli occhi la stessa luce del tipo bulboso, lo insegnerò solo a lui. Con chi ti stai riferendo parlando di tipo bulboso? Parli forse di Hiro? Non è neanche lui, allora è Omori, parla di un ragazzo. È lui, per caso? Sei qui, eccellente, ora osserva i bulbi duri come quello dietro di me, c'erano all'interno creature mie simili. Non siamo tuttavia capaci di uscire da soli, con una specifica e complessa tecnica di taglio è possibile liberarci dal nostro destino bulboso. Tuttavia padroneggiare questa tecnica richiede anni, forse decenni. Se accetti di impararla non posso dirti quanto tempo ci vorrà, ma credo che col tempo tu farai grandi cose. Sei pronto ad accettare la sfida e a diventare mio discepolo? Diciamo di sì, ma va bene. Omori si è addestrato per lungo tempo. What the fuck? Eccellente, eccellente! Sei cresciuto così tanto, a differenza del bulbo dietro di me. Ora taglialo con la tecnica che hai perfezionato, così che possa vivere. Sì, ma di cosa stiamo parlando? Sono finalmente libero! Eccellente! Tieni, è un regalo da parte mia. Hai ricevuto un dente di leone, io ti ringrazio, ma... Ok, eccellente, e poi che altro? Possiamo saltarci sopra! Wow! Ok, conserve varie. Ah, sempre ste conserve varie. Vabbè, addio, arrivederci, è stato un piacere.
Abbiamo imparato a, va bene, a tagliare i bulbi o robe del genere. Allora, se andiamo un attimino prima di qua. Allora, qua c'è l'albero e va bene. Oh, porco due! Ma che cazzo è? Aia, che male! Tutto bene, cosa è successo? Oh, quella siepe a forma di dulcinea ci ha sparato un laser! Oh, deve pure esserci un modo per liberarci di loro. Oh, questa cosa è follia. Perché cazzo una siepe dovrebbe sparare raggi laser? Ma di che stiamo parlando? Un lavoro per Kell. Ok, allora tocca a lui. Forse li può distruggere, non lo so. Dulcinea, l'hai voluto tu. Yai! Accidenti, l'ho mancata. Sei uno sciocco, Kell. Con un lancio così non riuscirei ad abbattere nulla. Perché per una volta non provi a prendere la mira? Eh? Prendere la mira? Posso farlo. Mi pare ovvio, persino tu puoi riuscirci, Kell. Va bene, ora ce la metterò tutta. Ok, se gli diciamo dove lanciare le palle, possiamo distruggere ste maledettissime statue. Perfetto, adesso dovremmo poter passare, giusto? Ok, sembrerebbe di sì. La casetta per gli uccelli? Non ci dice niente. Ok, abbiamo ricevuto un waffle. Se andiamo di qua però ci sta la statua. Questo potrebbe essere un gran bel problema. Non penso che ci lascerà passare. No, infatti. Ok, allora dobbiamo provare a tornare a questo piedistallo di sotto. Aspetta, ma perché io c'ero arrivata, davvero? Mamma mia, ragazzi. Allora, la questione sembra essere più complicata del previsto. Non vorrei dire. Adesso sì, possiamo. Vedete? Adesso sì, avrei potuto pensarci prima di farmi colpire come una polla, ma vabbè, l'importante è il fine, ragazzi. Per cui torniamo di qua e vediamo cosa succede se premo questo incredibilissimo bottone. Tac. Oh. Eh? A che cosa mi sarebbe servito, scusa? Mi apro una scorciatoia, beh? Ma che mi serve fa tutto sto bordello? Non capisco. Allora, proviamo ad andare in quest'altra ala del giardino e vediamo un pochettino cosa possiamo fare. Allora, da qui... che cavolo colpisco da qui? Ok, ho battuto lì, non credo di poter abbattere altro, non ci avevo manco fatto caso a quell'altra statua, se proprio la devo dire sinceramente. Sto fiore, posso fargli assolutamente nulla, e vabbè. Allora, abbattiamo qui, e poi abbattiamo qui a sinistra, ovviamente. E dovrebbe esserci via libera. Per cui adesso posso passare di qua. Sti vasi comunque non ci permettono di fare un bel niente. E tra l'altro, allora di nuovo premiamo sto bottone che ci apre la strada di qua. Ma a che se? Ma non è che dobbiamo combattere contro questi, ragazzi? Ah, vedete? Vedete, ragazzi, vedete? Per svelare l'accesso al tunnel segreto è necessario pronunciare 4 password davanti alla statua di Dulcinea. Naturalmente, in quanto membro d'elite, io custodisco la seconda parola d'ordine di 4. Vuoi conoscere la password, eh? Non corriamo troppo. Devo dire che è raro vedere una germotalpa così alta. Come faccio a sapere che appartiene alla nostra intelligente e maestosa stirpe? Pensi che dire la password a una possibile spia? Ah, non farmi ridere. Se sei davvero una germotalpa, perché non lo dimostri? Ti dirò la password, ma solo se indovini a cosa sto pensando in questo preciso momento. Io direi tofu. Che buono il tofu. Perdonami se ho dubitato di te. Meno male, ragazzi. Ma perché le germotalpe è chiaro che vanno pazze per il tofu. Quindi questa è la seconda parola, eh. Immagino che possano esserci germotalpe di ogni tipo. Bene, avvicinati. La password che custodisco è ciambella, chiaro? Promettimi che non la direi a nessuno, va bene? Allora io me le segno, ragazzi. Me le vado segnando, perché non vorrei poi dimenticarmele. Ok, ho segnato che ciambella è la seconda parola. Quindi adesso dobbiamo tornare di qua, ragazzi, perché qua c'era un'altra guardia. Quindi parliamo con lei. Per svelare l'accesso al tunnel segreto, ok, custodisco la terza parola d'ordine. Quindi questa è la terza. Vuoi conoscere la password? Oh no, mi dispiace, non dovrei dirla a nessuno. Ne hai davvero bisogno? Davvero, davvero bisogno? Davvero, davvero, davvero bisogno? Davvero, 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 davvero bisogno? Immagino avere scelto allora, ma promettimi di non dirla a nessun altro. Giurin giurello! Giurin giurello, va bene. Così sia! Che sollievo, temo che tu non fossi una persona affidabile. Bene, avvicinati. La password che custodisco è ripiena di... Chiaro?
Ok, quindi la terza parola è ripiena di. Benissimo, quindi dobbiamo trovare le altre due guardie dorate, ragazzi, che custodiscono la prima e la quarta parola. Allora, attenzione perché qua ci stanno... Ok, ce n'è una di qua e ce ne sta una più sotto, quindi passiamo da qui, vediamo cosa ha questo cocomero del formaggio, del buono e sano formaggio, perfetto. Colpiamo la Dulcinea lì e dovrebbe essere l'ultima di sta zona, almeno così sembrerebbe, quindi se passo di qua e vado qua sotto, mi apro la strada e intanto parlo con questo. Naturalmente in quanto è la parola d'ordine, la prima parola d'ordine, perfetto. È davvero una splendida giornata per stare nel parco. Non trovate fratelli e sorelle? Ah, quindi vorresti conoscere la password. Chiedo venia, temo che ciò vada al di là della mia giurisdizione. Anche se immagino qualcosa di saporito, bianchiccio e ciubettoso. Stavo a dire cubettoso. Potrebbe farmi cambiare idea. Certo che gliene do, c'ho tipo 3 quintali di tofu. Te lo posso dare anche tutto, guarda. Oh, delizioso, irresistibile tofu. Immagino di potertela dire, ma solo per questa volta. Bene, avvicinati. La password che custodisco è dolce. Chiaro? Quindi parola 1, dolce, ragazzi. Quindi la password finora è dolce ciambella ripiena di. Va bene. Quindi ci manca soltanto l'ingrediente finale, in pratica. Intanto sono venuta a salvare, ragazzi, nel dubbio, perché ovviamente non si sa mai. Ok, allora, l'ultima parola deve essere custodita per forza qui. Ma dobbiamo assolutamente... Oddio, come faccio? Togliere da in mezzo i piedi queste maledette statue. Quindi dobbiamo partire per forza da qua sotto, ragazzi. Quindi una via. Poi ovviamente la seconda la distruggiamo da qui. Ecco fatto. Ci possiamo già aprire la scorciatoia e andare a parlare con quest'ultima germotalpa. La quarta parola d'ordine di 4. Perfetto. Ma dovrei custodire questa password super segreta, no? Ma è a tema cibo, quindi penso tutto il tempo a mangiare. Mi rende così affamata che ho iniziato a masticare l'erba per placare il mio appetito. Riesci a crederci? Dovrebbero iniziare a fornire del cibo a noi guardie. Cioè, non ve danno da mangiare, ma seriamente. Comunque, che razza di password è? Marmellata. È un riferimento al nomignolo che quel tipo blu usava per Dulcinea? Ma fatemi il piacere. Che razza di segreto è? Potrebbe arrivarci chiunque. Passeggiavano sempre qui facendo i piccioncini, chiamandosi con nomignoli smielati. Tutto il tempo a dire cose tipo: perché non mi chiedi di sposarmi? Perdonami, ma i miei amici non approvano la nostra relazione. Ah, che fastidio. Non importa, sono comunque bloccata qui a custodire la password con le altre 3 guardie. Loro non saprebbero custodire un segreto nemmeno se ne andasse della loro vita. Ne sei sicuro? Compatiscimi pure per quello che mi importa. Eccomi qui, bloccata in un angolo del giardino a custodire una parola d'ordine come marmellata. Che mestizia. Perfetto, grazie caro. Ma hai risolto tutti quanti i problemi, quindi torniamo immediatamente. Ragazzi, allora intanto salvo, scusa. Ah no, vabbè, ma secondo me ci sarà un salvataggio più avanti. Quindi, dolce ciambella ripiena di marmellata. Queste sono le 4 parole, ragazzi. E queste statue continuano ad essere assolutamente inquietanti. Dolce ciambella ripiena di marmellata. Adesso apriti sesamo. Dai che è giusta, dai che è giusta. E va bene. Perfetto, facci passare, stronza di merda. Perfetto, finalmente possiamo scendere. E tra l'altro questo che cavolo di posto è? Allora, intanto andiamo avanti Obri, ragazzi, per spaccare un pochettino questi vasi. Ma che sta succedendo? Ho sentito male o ho sentito tipo un casino assurdo? Regali incartati. Ma che cosa succede? Cara Dulcinea, ti amo tanto. Facciamo dei figli, passiamo insieme il resto della vita. Piacerebbe molto, grazie. Davvero fantastica. Ah, c'è pure il coretto delle germotalpe. Ma cosa sta succedendo? Perché sobbalza tutto sto posto? Che è? Oh, dei secchi di vernice. Comunque da qui non possiamo passare. Continuiamo a rompere vasi come se non ci fosse un domani. Continuiamo a far saltare tutto il mondo qua. Non sappiamo ancora il motivo. Un'altra lettera. Cara Dulcinea, sei il mio amore, passa a casa mia. È pronta per te. Che cosa è pronta? Alcuni brevi prodotti in vendita. No, grazie, per adesso non mi interessa. Cos'è questo? Vabbè, non possiamo analizzarlo. Intanto sto continuando a preoccuparmi. 25 vongole. C'è un'altra lettera tutta sgrammaticata. Se spacchiamo questo vaso lo potremo scoprire.
T'amo dalla prima volta che ti ho visto. Devi t'amo per sempre, ok? Ok. Ok, guarda. Non dico altro. Ah, perfetto, c'è il picnic qua. Salvo la partita, ma mi chiedo perché ci sia il cestino a picnic e non Mary. Comunque, saliamo, ragazzi. Anche se trovo la cosa alquanto preoccupante. Oddio. Un'altra volta. Qua 9, prego. Fateci uscire. Fateci scappare. Oddio. E adesso? Finalmente siamo fuori. Ah. Cioè, è vero, questo è il teatro comunque fuori dal castello, no? Perché ci sono decorazioni ovunque? Sembra che qualcuno stia per sposarsi. Oh, lo spettacolo sta per iniziare. Nascondiamoci. Ok, ci siamo mimetizzati. Copriamo la visuale alle altre germotalpe, ma sono dettagli. Dulcinea ha finalmente trovato qualcuno che è pronto a ingollarsela. Signore e signori, benvenuti. Oggi è un giorno davvero importante. Dopo 42 stagioni di Dulcinea in cerca d'amore. Porca vacca. Stiamo per mandare in onda l'ultimo episodio. È stato un viaggio glorioso. Vi ringrazio per averci seguito. Durante tutta la durata del programma abbiamo cercato con impegno il pretendente perfetto per la nostra amata Dulcinea. E ogni volta, purtroppo, Dulcinea non ha trovato il suo amore predestinato. Ma riteniamo, questa volta, di essere riusciti nell'impresa. Questo è un momento unico. Il mondo non sarà più lo stesso. Abbassate le luci. Che l'ultimo episodio abbia inizio! Che il matrimonio abbia inizio! Or dunque, date il benvenuto al pretendente perfetto! Mi devo forse preoccupare? Non ho capito. Lei. Sì, è tutto vero. Credo che sia chiaro a tutti. La risposta è sempre stata di fronte ai nostri occhi. La sola persona degna di Dulcinea. È Dulcinea stessa! Sono commossa. Sì, sì. Wow. Oddio. Fate silenzio! Dunque, diamo inizio alla cerimonia. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per... Ah! Dulcinea sposa se stessa, ma è ridicolo! Non ridere, Kel. Io, a dire il vero, la compatisco un po'. Bene, se qualcuno è contrario a questa sacra unione, che parli ora o taccia per sempre. In questo caso, per i poteri a me conferiti, vi dichiaro Dulcinea e Dulcinea. La sposa può adesso baciare la... Mi oppongo! Fermate questo matrimonio! E chi è? Ma che cazzo fai? Che fai, Aubrey? Ma non farlo, Dulcinea. Questo matrimonio è una farsa. Va bene amare se stessi, ma questo è un po' eccessivo. Di nuovo tu! Come osi rimettere piede qui dentro? Guardie, guardie! Dulcinea, stai facendo un errore. Non puoi sposare te stessa. Là fuori c'è qualcuno perfetto per te. Ne sono certa. Aubrey, cosa stai facendo? Ci rimanderò tutti nelle prigioni. Oh, non sei nulla, giovane fan di Hiro.
Un tempo ero una giovane principessa. Anche io una volta credevo che ci fosse qualcuno per me nell'universo. Ma questa è una vecchia storia. Non credo più nel vero amore. Non mi innamorerò mai più di qualcun altro. La sola persona che amerò d'ora in poi sono io. E adesso, guardie, prendetela! Iro, non penso che sia una buona idea. Dulcinea, ascoltami! Non hai bisogno di tutto questo. Cosa? Possibile che... Iro! Il mio prode Iro è tornato da me! Oh, dolce Iro, sapevo che non mi avresti abbandonata così. Le tue parole trafiggono il mio cuore. Sarà anche finita tra noi, ma non ti ho mai dimenticato. Ti darò un'ultima occasione. Sposami, Iro, qui e adesso. Fallo e lascerò vivere i tuoi fan. Cosa hai detto? Non posso farlo, non scherziamo. Oh, oh. Cosa? Mi hai respinto? Di nuovo? Ma com'è possibile? Io non capisco. Secondo me sta diventando tipo furiosa, ragazzi. No, non ridere in occasione del genere, ti prego. No, ti prego, smettila. Basta, basta, smettila. Oh, oh, l'hai fatta grossa. Ah, sì. Ora sì che capisco tutto. Devo ammetterlo. Ti ho giudicato male, Iro. Pensavo che fossi degno di me. Ma sembra che tu sia geloso di me, come tutti gli altri. Sì, deve essere così. La mia bellezza, il mio sorriso smagliante, il mio carattere affabile. Devi trovare una tortura e semplice stare al mio cospetto. Non temere, non dovrai più preoccupartene. Porrò fine alla tua sofferenza, personalmente. Ma che arriva da Sailor Moon? Addio, patetici plebei! Vi rinchiuderò nelle prigioni per sempre! Eccala, ovviamente. Ci mancava la boss fight con lei, ragazzi. Allora, mo bisogna sta concentrati. Veramente concentrati. Andiamo giù di super attacchi, ragazzi. Ammazza! Oh, come pompa il sound! Via! Vediamo, ragazzi, se il mio livellare è servito davvero a qualcosa, eh. Speriamo bene, incrociamo le dita. Oddio. Prova gioia. Ovviamente sulla gioia e la tristezza, ragazzi, se non erro. È inutile, stolti. Non affievolite nemmeno la mia energia positiva. Ok, prova gioia. Adesso lei non può provare né tristezza né ira. Però la tristezza la possiamo provare ovviamente noi. Quindi, omori, giù di poesia triste per lui. Perché di regola questo ovviamente dovrebbe migliorargli l'attacco. Andiamo avanti sempre con gli attacchi, ragazzi. Vediamo un attimo. Perfetto, per ora omori è diventato triste. Vediamo quanto, insomma, migliorerà il suo attacco. Osate affrontarmi, stolti! Dovreste prostrarvi ai miei piedi. Wow, wow, wow! Avanti di lacera, avanti di lancio caricato, avanti di rimpallo. È bella resistente sta stronzetta, eh? Ok, io uso condivisione, ragazzi. Con Hiro, così magari ci ridà un pelino di salute a tutti quanti. Vediamo quanto è efficace Omori adesso che prova tristezza. No, ho fatto provare ira a tutti. Ammazza però. Oh. Subito parecchi danni, ragazzi. Oh, oh, oh. La mia grazia e bellezza non conoscono limiti di spazio e tempo. È un peccato che a breve non potrete più bearvene. Prova estasi addirittura. Oh cazzo. Mo però devi sta buona, bella, devi sta buona.
Ma l'ha usato solo su di sé, Hiro, cavolo. Pensavo che fosse a tutti quanti. Allora, avanti ancora di lacera, ragazzi. Continuiamo ad attaccare come se non ci fosse un domani. Infatti qua dice di cuore a Hiro e ai suoi amici. Non capisco perché non l'ha usato sugli altri. Va bene, allora restituiamo un po' di salute a... a Obri, nel dubbio. Allora, attualmente comunque... Oddio, ragazzi, è stata una cosa tremenda questa. Veramente tremenda. Ci ha quasi decimati. Vedo che siete ancora in piedi. Gli scarafaggi sono notoriamente resistenti, dopo tutto. Oh, oh, oh. Oddio, raga, adesso sì che... Oddio, mo sarà un cazzo di guaio, eh. Attenzione. Perché mo potrebbe essere un bel problema. Continuo, usiamo lacera per l'ultima volta. Allora, visto che ci sto, ragazzi, intanto con Obri curo Hiro, perché comunque lui ci serve. Quindi avanti sempre di rimpallo, e con Hiro devo curare assolutamente Omori. Quindi facciamo... Oh cazzo, mi è andata male, ragazzi. Perché mi ha ammazzato sia Hiro che Kel, porca vacca. Mo ho usato caramella, ma ovviamente non posso manco usare il super attacco adesso. Che palle, le manca proprio poco, ragazzi, ma non so se... se ce la farò a sopravvivere. Niente. Allora, attacca ancora, approfittiamo. Adesso Omori è rabbioso addirittura, ragazzi. Vediamo se la fortuna ci accompagna stavolta. Dimmi che ce l'ho fatta. No. Quindi è questo il sapore della sconfitta. Non lo accetto. Mi rifiuto di accettarlo. Non siete altro che dei miseri plebei. Sì, ragazzi, ce l'ho fatta. Livellare è servita a qualcosa, anche se comunque mi sono ritrovata con due amici diventati toast. 5800 punti esperienza, 1376 vongole. Però ce l'ho fatta la prima. Livellare, meno male, è servito, ragazzi. Com'è possibile? Voi siete delle nullità. Come osate opporvi a me? Gettateli nelle prigioni. Guardie, guardie. Ovviamente adesso hanno paura. È finita, Dulcinea. Il matrimonio è annullato. No, non posso accettarlo. Lasciatemi sola. Oddio, che è? Chi è? No, non mi di. È Cap Space Boy. Pure la chiusura. Mia Dulcinea, oh mia Dulcinea, che sollievo, sono giunto in tempo. Poni subito fine a questa follia. Cap Space Boy, maledetto idiota, pensavo di averti detto di non farti mai più vedere. Oh Dulcinea, mia dolce ciambella ripiena di marmellata. Ti prego, cerca nel tuo cuore la forza per darmi un'altra occasione. Non avrei dovuto farti aspettare così a lungo. Tu... cosa stai facendo? Perdonami per non averlo fatto prima. Oddio, no! Sposami, Dulcinea, qui, su questo palco. Oh, ma questo è così improvviso, è così romantico. Presentatore Germo Talpa, ti ordino di sposarci all'istante. Sì, sarà fatto, mia signora. Fratelli e sorelle, siamo qui riuniti per... Oh, lascia perdere le formalità, il vero amore non può attendere. Se sì, mia principessa. Per i poteri a me conferiti vi dichiaro Dulcinea e marito spaziale. Può baciare la sposa. Oh, Dulcinea, attraversiamo l'universo insieme e lasciamoci tutto indietro. Sì, caro, ti seguirò ovunque tu vada. Andiamo, mia Dulcinea, siamo stati distanti troppo a lungo. Orsù, la mia nave ci attende. Sì, certo, caro, ma prima c'è un'ultima cosa che devo fare. Presentatore Germo Talpa, dammi il pulsante. Subito, mia signora.
Ah, noi ci siamo pure seduti. Giustamente. Non abbiamo più bisogno di questo. Oh! Oddio. Adesso sono pronta, caro. Finalmente potremo stare insieme. Andiamo, mia regina, la nostra carrozza ci attende. Ma io pensavo avesse voluto, insomma, volesse dimenticarla, che non volesse più saperne niente. Che è successo nel frattempo? Va bene, almeno ce la siamo tolta dai coglioni. Penso che quello conti, ragazzi. Non se l'aspettavo. Alla faccia del lieto fine. Non penso che andrà a finire bene. Già. Direi che è stata una completa perdita di tempo. Ok. Il legame con i tuoi amici è diventato più forte. Tutte le azioni aggiuntive sono migliorate. Fantastico, davvero fantastico. Ma adesso possiamo uscire. Oddio, che c'è? Ma è l'ombra di Basil. Che succede, Omori? C'è qualcosa che non va. Sto silenzio pure, ragazzi, non è confortante. Andiamo verso il buco più oscuro del mondo. Non vorrei, perché, cioè, non è invitante per niente, ma sì. Preparamose. Radiata bianca. Nel linguaggio dei fiori simboleggia la frase: i miei pensieri seguiranno in sogno. Era quella che era nella stanza di Basil. Però questa posso tagliarla, ovviamente. Quindi direi di continuare a procedere verso il basso. Sono le ragnatele, l'altezza, la scala, insomma, tutto quello che abbiamo affrontato di pauroso fino ad ora, no? È così, giusto? E niente, io continuo a scendere. Non mi fermeranno ste ragnatele di merda. Assolutamente. Cioè, ci deve essere una spiegazione a tutto questo. A parte che qua c'è una lettera, tra l'altro. E che in effetti, oddio, si è aperta una porta. È tutto molto confuso. C'è un buco qui. Vuoi guardarci dentro? Sì. Basil! Ma che è? Ricorda, è nella cassa dei giochi. Una chiave di che? Oddio, siamo tornati qua. Cioè, nel mondo reale è successa una tragedia. È morta la sorella di Omori. Probabilmente è stato questo evento a scatenare poi la separazione fra gli amici. Ma perché? È successo qualcosa di peggiore, secondo me. E c'entra Basil. Oddio. No, non mi dimmi, devo ammazzare per svegliarmi. È vero? È questo che mi stai a dire? Ah, sì. Questa cosa è terribile ogni volta, cavolo. Mancano 2 giorni, ok. Quindi diciamo che quel capitolo l'abbiamo finito.
È ancora notte? Ok. Il fatto che sia giorno mi rincuora un po', anche se non so quanto comunque. Oddio, un'altra volta. Da dovete smettere di bussare così? Un nuovo messaggio. Ciao Robin, sono mamma, va tutto bene? Non rispondi né alle mie chiamate né ai miei messaggi. Se continui a ignorarmi mi farei di nuovo preoccupare. Non rimandare le faccende fino all'ultimo, nemmeno io potrei finirle in un giorno. Sei andata a trovare Kel? Se non te la senti non preoccuparti, lo capisco. Fai tutto al tuo ritmo. Comunque sia, puoi guardare nell'armadio di sotto e vedere se c'è qualcosa che vuoi tenere. Tutto il resto finirà nella pattumiera. Verrò a prenderti tra 2 giorni, ricorda. Bene, per ora è tutto. Ti voglio tanto bene. Ciao tesoro. Allora, intanto devo andare a salvare. Non so cosa pensare di tutto perché comunque è molto confuso. Ovviamente di giorno non vediamo niente di strano, per fortuna. È tutto super confuso, ragazzi. Cioè, non so che dire, veramente. Ciao! Salve, Robin, sei in casa? Chi è Hiro? Ma posso pure decidere di non aprire? Ma a sto punto perché no? Apri. Ciao, Robin e Kel. Sono passata a svegliarti. È quasi ora di pranzo, lo so. A quanto pare Hiro non sarà qui prima di cena, quindi ho pensato di prendermela comoda. La mamma mi ha spedito a comprare alcune cose a Faraway Plaza prima che torni e ho pensato che sarebbe divertente andare insieme. Vuoi venire con me, Robin? Sono sicuro di sì. Dai. Andiamo. Bene. Non so che dire, ragazzi. È tutto molto strano. Veramente tutto molto strano. Perché comunque le cose che lui vede nei suoi sogni, tra virgolette, non so manco se lo possiamo definire mondo dei sogni. Però, insomma, le cose che succedono dall'altra parte sono comunque assurde fondamentalmente. Quindi non ci vedo dei collegamenti col mondo reale, capite che vi voglio dire? Quindi non so. Cioè, è un mondo ideale che si è costruito lui per scappare dalla orribile verità della realtà? Non lo so, sono un po' perplessa, sinceramente. E perché sì, è vero, comunque finora ci sono stati dei momenti oscuri. Ci sono ancora dei momenti oscuri, ma comunque c'è tanto, insomma, ci sono tante cose che succedono fra un momento e l'altro. E quindi si perde un pochettino, no? Quell'atmosfera inquietante che vuole avere il gioco in certi momenti. Solo che sto benedetto Basil, ragazzi, c'è qualcosa che non va. È successo qualcosa con lui, nello specifico, secondo me. Perché continuano a farcelo vedere così, strano, come se fosse cattivo. Non lo so, ragazzi. È tutto un grosso punto interrogativo per me attualmente. Come sempre, aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. E un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!